Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa pillola di tecnomanzia, molto breve ma mi auguro anche molto utile. Questa è la mia bicicletta elettrica, è un po' sporca perché dopo tutto l'inverno in magazzino praticamente ancora non gli ho dato una bella ripulita. Comunque il problema di questa bici è che, come tutte le bici elettriche, dopo un po' di tempo la batteria comincia a dare qualche problema. Non tiene più la carica come prima, ha perso un po' di spunto. E questo è un grosso problema perché, siccome io abito ai piedi di una montagna, cioè Monte Erice, ogni volta che torno a casa l'ultimo tratto è sempre in forte salita. E quindi, come risolvere questo problema? Semplicemente ho fatto in modo di poter attaccare la spina della ricarica anche quando sono fuori casa. Come direte voi? Con un enorme prolungo? No, qualcosa del genere. Semplicemente ho acquistato un inverter da 500 watt e l'ho collegato ad una piccola batteria, niente di che, una semplice 7 ampere ora, in modo da poter collegare l'inverter al caricabatterie. Ecco qua. Quindi mi basta accendere l'inverter affinché l'elettricità arrivi al mio caricabatterie. Adesso basta che collego lo spinotto alla batteria ed ecco qua. La bicicletta carica e pronta per andare in giro. Bisogna comunque dire alcune cose importanti. Prima di tutto, la batteria va comunque sempre maneggiata con cura, perché anche se è di soli 7 ampere ora, comunque genera una corrente molto forte. Quindi se per sbaglio, per una distrazione, per qualsiasi motivo, mettete in cortocircuito i due poli, potrebbe scoppiare tutto. Quindi fate molta attenzione. Seconda cosa, scegliete con cura l'inverter. Perché questo è un inverter molto economico, molto scarso, però non produce un'onda sinusoidale pura. Se non sapete che significa, informatevi, perché se dovete utilizzarlo per alimentare un caricabatterie importante come quello di una bici elettrica che assorbe tanto e ha delle caratteristiche tecniche molto particolari, è bene che controlliate se questo tipo di alimentatore necessita di un'onda sinusoidale pura o se va bene anche un caricabatterie di questo tipo, un inverter di questo tipo molto economico. Potreste rischiare di bruciare l'alimentatore, quindi state molto attenti. Ricordatevi, differenza fra inverter normale e inverter ad onda sinusoidale pura. C'è anche una certa differenza di prezzo, però non potete rischiare di bruciarvi l'alimentatore della bicicletta elettrica. Il rischio è che mentre siete parcheggiati da qualche parte qualcuno possa rubare la vostra attrezzatura. Ma questo si può risolvere montando sul portapacchi un contenitore adeguato che non sia una cassetta della frutta. Infatti a breve provvederò a montare delle valigie, un valigione qua dietro, così che tutta questa attrezzatura sia un po' più protetta. Bene, spero di esservi stato utile. Con una spesa di meno di 50 euro, io ho speso circa 30 euro per tutta questa attrezzatura, vi potete permettere di stare tutto il giorno a pedalare in città senza il rischio di dover fare tutto il viaggio di ritorno pedalando con la forza dei vostri muscoli. Vi basterà semplicemente accendere l'inverter, attaccare tutto quanto e tornerete a casa con la vostra batteria. Ciao, un bacio.